Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft, signori. Benvenuti, benvenuti. Allora, signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto che lasciate a serie e al canale. Vi ricordo di iscrivervi al canale che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno e senza il vostro supporto io non posso minimamente riuscirci, signori. Ricordo anche che domani, sempre se tutto va bene, partiremo con la nuova serie di FC24, signori, con la corriera allenatore, quindi mi raccomando, datemi tanti suggerimenti e tanti consigli per giocatori da acquistare e anche per le tattiche che ho visto che hanno rivoluzionato un po' tutto quanto il sistema di gioco. Signori, cosa facciamo nel video di oggi? Allora, nel video di oggi, ieri siamo rimasti un attimino bloccati perché ci è mancato il rame per completare la nostra piramide dell'uovo del drago. Di conseguenza, oggi dobbiamo andare a cercare un po' di materiali. Effettivamente, riuscissimo a trovare non mi dire che non ho. Quando è che ho posato le frecce? Puntando gli occhi al cielo, mannaggia di una miseria infame. Quando è che ho posato le frecce? Che ora sto creeper lo dobbiamo uccidere così. Mannaggia a lui e a chi non glielo dice pure. Ma porca, scontro frontale col creeper. E spero di no, perché tanto siamo ancora a distanza. Dai, è così. Oh, e questo l'abbiamo eliminato. Allora, recuperiamo un po' di materiale. Volevo andare in miniera, signori, sinceramente, in questo episodio. Però nella miniera vicino, nella nostra miniera di casa non abbiamo questa possibilità di materiali, quindi andiamo a giro in maniera molto semplice come si faceva una volta e andando a giro ho già notato che qui abbiamo tante belle cose da recuperare. Abbiamo questi due blocchetti di carbone che abbiamo già preso e poi alla mia sinistra. Dove cazzo sta il carbone? Perfetto. Alla mia sinistra abbiamo uno smeraldo e del rame, che è proprio quello che ci serve, signori. Quindi andiamo velocemente a recuperare questo ambaradan di cose. Tra l'altro abbiamo il piccone fortuna, quindi dovremmo essere anche fortunati nella raccolta di questo. Uno solo, ma sei bastardo però. Dai, dammi tutto sto rame. Ok, diciamo. Oh, un altro smeraldino là dietro. Bellissima questa cosa. Due smeraldi così al prezzo di uno. Quattro addirittura. Mi sento fortunato, signori. E secondo me anche il rame, già ne abbiamo presi 32. Ci possono bastare? No. Decisamente no. Mi servirebbe trovare anche del ferro, se è possibile. Se posso fare una richiesta, vorrei trovare anche del ferro. Là c'è l'altro rame. Ok, qui ho visto qualcosa sbrilluccicare. Il carbone non sbrilluccica, lo so perfettamente, però con la coda dell'occhio ho visto il materiale che ci serviva. Effettivamente il carbone non è che ce ne servi poi tanto, però è sempre meglio averlo che non averlo, signori. Una necessità qualsiasi, oramai con i secchielli di lava viaggiamo per costruire le cose, nel vero senso della parola. Quasi scende male. E noi adesso scendiamo, signori. Dove sta cazzo lo sta il rame là? Quindi se io entro così e poi mi sparo tutto un andare in questa direzione, recuperiamo tutto il rame esistente al mondo, ok? Rame non è mai servito a un tubo, signori, non è mai servito a niente. No, lo stiamo andando a recuperare. Puff, 64 del rame, signori. Riusciamo. Non mi sembra una caverna interessante quella lì, decisamente no. Proviamo un attimino a scendere, vediamo se è solamente un buco di acqua. Penso di sì. Qui non vedo niente di interessante. Sì, no, no, è solamente. Un buco con un laghetto, un buco con un laghetto. Allora, il rame, signori, l'abbiamo già ottenuto. Buon salve! Cosa ci scambi tu? Zio? Ci sta pensando, ci sta. No, dove cazzo lo stai? Ti ho chiesto che cosa scambi, brutto bastardo. Vieni qua. Perché sta scappando? Che cosa scambi? Che scambi fai, zio? Oh, bravissimo. Smeraldi per mughetto, semi di anguria, fiori, arbocello di acacia, arbocello di abete. Secchio con pesce palla. Il pesce palla mi ammazza tutti i pesci che ho nel mondo. Quindi no, no, pesce palla non ne vogliamo, signori. Se mi dava pesci normali, pesci tropicali, avevamo fatto un plane. Era una grande conquista. Ma pesce palla non ci serve a nulla. Allora, sta calando il sole, a noi servirebbe una pseudo grotta, caverna, anche una montagna così bella cicciosa ci fa piacere. Ci fa piacere. Ok, soddisfatti, soddisfatti. Abbiamo quel che volevamo.
Abbiamo quel che volevamo. Facciamo una botta di torce, però, perché sennò non andiamo da nessuna parte. 13 ci facciamo niente? No, con 13 non ci facciamo niente. Facciamo tutti gli stecchettini, andiamo di qua. Mi serve del ferro, signori, perché voglio fare un po' di torce, voglio fare un po' di lanterne, voglio fare un po' di catene. Quindi diciamo che se riusciamo a beccare una caverna in cui c'è anche un po' di ferro, col piccone fortuna dovremmo riuscire a ottenere dei progressi interessanti. Qua c'è dell'altro rame, ok. Rame buon per noi, però diciamo che mi sono rotto un attimino le scatole di raccogliere il rame. Là c'è uno scheletro che vuole lo scontro a fuoco, glielo daremo, così è contento. Potrà raccontare a nessuno perché l'abbiamo appena ammazzato male. Salve signor Creeper, buongiorno, buon salve anche a lei. Dai, è così, ok, e tu sei morto. Torcia, anche il ragno, non ci facciamo mancare niente, signori, un po' di tutto, un po' di tutto, un po' di tutto e niente di niente. Non trovo ferro. Questa cosa è gravissima. Non trovare ferro. Questa cosa è gravissima. Tutto questo stiamo girando a vuoto. Da dove siamo arrivati noi di preciso? Non me lo ricordo, ma non vedo assolutamente niente di interessante in questa zona, signore. Decisamente no. Decisamente no. Andiamo verso quell'altra montagna. Speravo di aver fatto il jackpot subito così all'inizio. E invece no, nisba, nisba, signori, non siamo stati fortunati. È vero, c'era del rame, l'abbiamo lasciato, sì, lo so, perché comunque ne troveremo altre, signori, non stiamo tornando a casa. Tu sei una grotta interessante? Penso proprio di no. A meno che qua sotto tu non mi conduci da qualche parte in cui possiamo... Che cazzarola, che problemi hai? Vuoi andare avanti? Grazie. Guardate come moriamo, signori, guardate come moriamo malissimo. Ok, qua c'è del rame che però lasciamo. No, non ci ha condotto da nessunissima parte. Riesce a rompere questo in maniera veloce, rapida e indolore. Questa è terra, dai così. C'è tanto rame, ma non c'è un cacchio di niente. Dove siamo finiti? Non lo so, però c'è aria e questa cosa ci piace. Abbiamo fatto un tour, mannaggia a te, dai, metti la torcia a rottura di scatole che non sei altro. Oh, porca miseria. Mi serviva del ferro, porca miseria, è tanto difficile trovare del ferro, non pensavo fosse tanto difficile trovare ferro. Salve, siamo di nuovo qua, salve, buongiorno, buongiorno. Una cazzarola di grotta con i controcoeones, me la puoi dare? Porca miseria, invece di darmi queste mini pozze inutili, no, mi dà queste mini pozze inutili. Uova non me ne servono. Dove sto andando io? Non ne ho la più pallida idea. Dov'è casa nostra? Non ne ho la più pallida idea. Mi servirebbe semplicemente un po' di ferro. Che poi noi qui quanto ne abbiamo? 38. 38 forse anche mi basta per fare quello che dobbiamo fare, signori, per cercare di abbellire la parte sotto del nostro, della nostra piramide, però sapete com'è? Averne un po' di più non dispiacerebbe mai, non dispiacerebbe mai. E facciamo un ultimo tentativo. Vedo qui della roccia, vediamo se qui c'è qualcosa di interessante. Forse sì, ma è da dove siamo arrivati noi prima? No. No, perché non vedo luce, però vedo luce sotto. Cosa mi incuriosisce abbastanza. Qui c'è dell'altro rame. Ecco, vedete, là c'è della luce sotto. Allora, recuperiamo questo rame. Recuperiamo questo rame. Ok. Vediamo semplicemente cosa c'è qui sotto, signori. Che siamo curiosi. Non c'è un cacchio? Ferro, 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 buono, buono, signori, buono. L'abbiamo trovato sott'acqua, cioè vi rendete conto? Vi rendete conto? L'abbiamo trovato sott'acqua, abbiamo trovato il ferro sott'acqua, bene. Non ci cambia assolutamente niente, l'importante è stato trovarne un poco. L'importante era trovarne un poco. Quanto l'abbiamo portato a casa? 5 pezzettini. Vabbè, dai, 5 pezzettini già sono meglio di nulla. Qui c'è dell'altro rame, non vedo altro, signori. Non vedo assolutamente nient'altro di interessante.
tanta luce che però non ci ha portato a nulla. Pensavo ci fosse quello lì, è rame, basta, rame direi anche basta. Ferro così a caso sott'acqua. Cosa sono quelle cose che galleggiano lì? Ah, dell'altro rame che c'era scappato prima. Ok, a che ci sei? Scusami, recupero un attimo l'aria. Perfetto. E ripartiamo giù, che là sotto non ci siamo passati. Da qua, bello. Bello. Ferro. Ferro. Buono, buono. Trovare il ferro sott'acqua è incredibile. Cioè, non ci avrei mai scommesso. E invece abbiamo trovato il ferro sott'acqua. Bene. Bene, ok. E continuiamo a cercare, signori. Un video alternativo. Una ricerca sott'acqua. C'è ricerca sott'acqua del ferro. Carbone non ce ne serve più. Esplorazioni marine. Oh, ok. Quello decisamente non ci servono. Ok. Di qua è da dove siamo venuti. Perfetto. Quindi direi di andare in questa direzione di qua. Così del ferro casuale, carbone, di là possiamo andare a prendere l'aria, ok. No, no, un altro pezzettino piccolo di ferro, niente, non me lo dai? Sei basta. Me lo dai invece, me lo dà, grande! Ne ho chiesto un pezzettino e me lo sta dando, troppo carino, bravo, bravo, bravo. Ti sei guadagnato la mia stima, però dobbiamo anche guadagnarci un poco di ossigeno perché sennò moriamo male. Abbiamo le torce, signori, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Possiamo tranquillamente tornare a respirare, però dov'è che avevo visto che c'è l'aria? Qua sopra forse. Qua sopra c'è l'aria, yes. Dai così, dai dai dai, col collo che ci guarda e noi riusciamo a salire. Perfetto, ok. Abbiamo recuperato nuovamente la luce. Siamo sopra, signori. Va bene, allora io facciamo una cosa, ci facciamo una bella dormita così al volo. No! Maledetto bastardo, un finale col botto, signori, un finale col botto. Bene, ci facciamo questa dormita al volo, non so perché si è scritto V nel tabs. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto. Noi ci vediamo domani sul canale, signori, che andremo a completare la nostra struttura dell'uovo. Bella raga, ciao!